parto da una posizione molto distante da quella di Bobbo, no? come mia origine culturale, ideologica. Quindi nasco giustizialista, ero con i Tazebao che sfilava a Milano sotto la procura nel 1992, e sui nostri Tazebao c'era scritto ogni colpo, ogni voto una picconata, era così chiedevamo il voto. E ho visto che nella giornata di oggi ci siamo io, Buttafuoco, Storace, non a caso tre persone che hanno poi nella vita amato contaminarsi. E in questa contaminazione abbiamo scoperto che poi alla fine, voglio dire, il garantismo è uno degli elementi fondamentali della democrazia, anzi, forse, come dire, senza democrazia, senza garantismo la democrazia non è, non esiste, non ci può essere. Allora, io parlo da amico di Ambrogio Crespi. Vedete, molti di voi che sono collegati non hanno avuto il piacere di leggere come me un libro che ha scritto Ambrogio Crespi quando era molto ragazzo, che però trovate su eBay come usato. Io ce l'ho, se qualcuno vuole gli mando le fotocopie. Si chiama 10 limoni, 1000 lire. Se io fossi stato l'avvocato di Ambrogio, avrei depositato una memoria di una riga. Signor giudice, legga questo libro. In quel libro c'è una storia bellissima, commovente, dolce, che fa capire che Ambrogio è come l'acqua che sgorga dal ghiacciaio. Voi provate ad immaginare com'è larga l'acqua quando sgorga dal ghiacciaio. Ambrogio è quella, Ambrogio è il migliore di noi. Cioè, quello che a me non fa dormire e che adesso mi commuove è che Ambrogio è migliore di me. È inaccettabile per noi amici che lui stia in carcere. Cioè, noi possiamo anche accettare l'errore giudiziario sulla custodia cautelare, ma è inaccettabile sulla condanna definitiva. È inaccettabile perché veramente Ambrogio è una persona pura. Lasciamo stare la parte artistica, perché uno potrebbe anche essere diventato artisticamente eccelso successivamente al fatto. Ambrogio era puro prima. Leggete quel libro, 10 limoni, 1000 lire, racconta la storia di questi due ragazzi in una situazione difficile familiare, in una situazione difficile socio-economica, e chi ha quel background non può pensare di far parte di conventicole criminali. Non esiste, è assurdo. L'elemento soggettivo del reato prevede che una persona debba voler commettere un reato, e Ambrogio è impossibile che abbia pensato un giorno di commettere un reato. Allora io lo dico, essendo partito da una posizione diametralmente opposta a molti di voi, di Nessuno Tocchi Caino, del mondo radicale, però una posizione di grande ascolto, di grande attenzione. Cioè, io sono testimone diretto dell'impossibilità che Ambrogio abbia commesso i reati per cui oggi è in detenzione in via definitiva, e penso che la grande scommessa nostra non sia quella di fare di Ambrogio una vittima, ma quello di fare di Ambrogio un simbolo, cioè un simbolo di chi alla fine, nell'arco della propria vita, ha dovuto mettere in conto anche questa assurdità. È una prova assurda, una prova folle, che per noi amici è una prova di sofferenza. Forse è paradossale dirlo, ma la sofferenza degli amici è tanta, è pari alla sofferenza di Ambrogio che vive oggi da recluso. E quindi credo, chi come me viene da destra, che forse dobbiamo far sentire noi ancora più forte la nostra voce per urlare l'innocenza di Ambrogio, per spiegare che è impossibile. Cioè, forse ognuno di noi poteva commettere un reato, ma Ambrogio no. Cioè, Ambrogio è puro, è completamente puro. È impossibile che Ambrogio abbia commesso un reato. Adesso io non conosco le carte del processo, ma non le voglio neanche conoscere, perché conosco la persona. Quindi, se conosco la persona, manca il presupposto per commettere il reato, che è l'elemento soggettivo del reato, cioè la volontà di una persona di commettere un reato. Non sono bastate le perizie, non sono bastati gli scienziati. Sapete cosa mi fa paura, e concludo, di tutta questa vicenda? Che poi alla fine si possa finire in carcere per un non nulla,
per un errore di una persona che poi la persona successiva a cui va il dossier deve tutelare l'errore del precedente, poi quello dopo deve tutelare l'errore del precedente e si finisce in carcere. Ambrogio è forte, è più forte di noi. Ha ragione Bobo quando dice che sembra l'anello debole della catena dei Crespi, mentre forse è l'anello forte. Ambrogio è forte perché ha Nessuno Tocchi Caino, ha Radio Radicale, ha il Comitato per Ambrogio, ha noi amici che gli stiamo vicini e lui sente la nostra vicinanza. Ambrogio è forte perché c'è Luigi al suo fianco, c'è Len, c'è la sua famiglia allargata, che è una cosa meravigliosa, proprio da studiare per la sua bellezza. Però ricordiamoci che insieme con Ambrogio ci sono tanti Ambrogio che non hanno tutto questo. E questo ci deve far riflettere. A me fa riflettere, perché la vicenda di Ambrogio mi provoca dolore, ma poi mi chiedo quanti Ambrogio ci sono oggi in carcere senza aver commesso nessun reato. E questo credo che debba essere un motivo di profonda riflessione. Per noi adesso è solo ed esclusivamente sofferenza.